Picchetto! Yan! An! Picchetto! Ri! Pos! Thank you.
O Gesù crocifisso, a te rivolgiamo la nostra fervida preghiera per tutti i morti delle battaglie in terra, sui mari e nei cieli, e la preghiera per i nostri eroi, che nel loro supremo olocausto ci ricordano le nostre glorie e i nostri dolori. Ma non tutti hanno una croce che nel suo sacro simbolismo suggelli nome e sepoltura, ed in particolare per questi caduti, i cui resti mortali sono andati per sempre dispersi, riguardo appunto ai caduti senza croce. Per la nostra supplica sale a te Gesù. Accogliere e concedi pace eterna a quelle anime che lasciarono il mondo senza il conforto di una presenza amica, e nel martirio fa sì che le desolate madri, le spose e i figli trovino sostegno nel cuore tuo trafitto. Benedici, Signore, anche tutti quei dispersi, quei combattenti, quei civili che nello stesso tempo hanno dato la propria vita per noi. Scenda la tua benedizione sulle case nelle quali i cari scomparsi non sono più tornati, sulle diverse ceneri, sulle anime smarrite e sulla tristezza delle attese deluse. Pietà, o Signore, della nostra diletta Italia, per la quale tante generose giovinezze si immolarono. Pietà di questa nostra terra, alla quale tu donasti il privilegio del genio e affidasti una missione di fede, di cultura e di civiltà. Gesù crocifisso, per i dolori e il martirio dei nostri caduti, benedici, proteggi e salva l'Italia. Picchetto, attenti! Presentato, onori ai caduti! Picchetto, fianco, Picchetto, riposo! Sono particolarmente onorato di poter rappresentare l'amministrazione comunale di Ortona in una giornata così significativa per la nostra comunità. Saluto tutte le autorità civili e militari presenti, oltre alle associazioni d'arme e combattentistiche e agli organizzatori di questa bellissima giornata. Il ricordo di uno dei momenti più tragici della storia di Ortona e la celebrazione del sacrificio delle 1314 vittime civili, oltre ai tanti militari caduti, rappresenta un momento di riflessione per tutti noi. La battaglia che durante la Seconda Guerra Mondiale vide protagonista suo malgrado Ortona è stata combattuta seguendo logiche e strategie militari più ampie che rimandavano all'avanzamento generale della campagna d'Italia. Ma il prezzo più grande è stato pagato proprio dagli ortonesi, che dopo mesi di occupazione sono stati protagonisti e le vittime inconsapevoli dei piani delle forze tedesche e di quelle alleate. A quasi 70 anni da quella follia che attraversò l'Europa e il mondo, dobbiamo continuare a preservarne il ricordo, proprio così come stiamo facendo oggi, a futura memoria, per non dimenticare e soprattutto per raccontare alle nuove generazioni come l'odio tra i popoli e la brama di poteri forti porti solo alla distruzione. L'educazione e la sensibilizzazione dei nostri giovani deve infatti partire necessariamente dalla storia e dalla conoscenza degli eventi legati alla battaglia di Ortona. Proprio ai più piccoli è dedicato anche il nostro Museo della Battaglia, voluto da questa amministrazione che da anni propone un percorso didattico e progetti rivolti alle scuole. Vorrei cogliere a questo proposito l'occasione, e ci impegneremo per questo, per esortare i docenti a inserire con continuità il tema della battaglia nel loro programma, poiché solo la conoscenza e l'approfondimento del territorio e della sua storia possono contribuire a formare i cittadini ortonesi del futuro. Da questa città, che porta con dolore e orgoglio la medaglia d'oro al valor civile, deve partire il messaggio di pace e di speranza verso il mondo. Ortona può e deve porsi come città simbolo della memoria, per affrontare il futuro senza mai dimenticare il proprio passato. Grazie.
non aggiungo altro. Dico solo che sono uno dei sopravvissuti alla tragedia di Ortona. Avevo 11 anni. Grazie. L'assessore Leo Castiglione, che rappresenta l'amministrazione comunale, saluto le autorità, voglio ringraziare Rosario Coccioli che tiene tanto a questa iniziativa con tutte le associazioni combattentiste del danno. Permettetemi però di salutare il commentatore Rossi, che nel campo è un'autorità, è un combattente e reduce, i suoi discorsi sono famosi in tutte le circostanze per ricordarci che la guerra ha fatto tantissime vittime, abbiamo conquistato la libertà, la pace, la giustizia, non ancora completamente, però deve servirci questo come monito per amare il prossimo, come ha detto Don Pino. Io sono onorato di stare qua, ci sono venuto proprio per ringraziare quelli che ci tengono a tenere alta la memoria per quello che è successo a Ortona e non solo a Ortona. Guardate, io ho attraversato le istituzioni quasi tutte e ho portato Ortona sempre nel cuore. In Senato abbiamo parlato tante volte della battaglia di Ortona, perché c'ero io. Dovete sapere che in Senato, quando abbiamo approvato la norma transitoria che ha consentito al principino di andare in televisione, perché non abbiamo approvato in Parlamento per consentire il rientro, proprio come segno di pace nei confronti della famiglia reale, chi ha fatto la relazione per approvare quella norma transitoria ha detto che il re era scappato da Pescara. E là ci fu un grosso dibattito e naturalmente io ho fatto la parte da leone e risulta sugli atti del Parlamento. Voglio dire questo per dire che è poco conosciuta la vicenda ortonese. Ha detto Leo 1314 vittime, ma ne abbiamo avuto altri circa 2100, sono 3600 mi pare in tutto, tra giovani canadesi, inglesi, tedeschi che sono caduti su questo suolo della nostra benamata città. Per cui ai giovani, tu hai fatto bene a fare un appello alle scuole, queste cose vanno dette e vanno ricordate, perché quelli che sono morti devono sapere che non sono morti invano. Grazie a tutti. Dietro, ecco, delega del cavalier patriota Rosario Coccioli. Mi presento, sono Elisa Valentini e ho ricevuto dall'anno scorso la presidenza dell'Opera Nazionale per i Caduti senza Croce, delegazione di Ortona, e da quest'anno anche della provincia di Chieti. Quindi ho anche l'onore di aver ricevuto l'invito da parte del cavalier Rosario Coccioli di collaborare con lui e quindi di essere la sua segretaria. Ora, questa è una cosa a cui tengo in modo particolare. Ecco, siamo andati in giro per alcune scuole proprio per sensibilizzare questi giovani proprio all'amor patrio. E allora ognuno di loro ha chiesto: ma voi l'amate la vostra patria? Ma voi l'amate la vostra bandiera? Ma fareste il sacrificio di dare la propria vita, la vostra vita per un mondo migliore? Lo fareste come hanno fatto chi ci ha preceduto? E questa è una cosa a cui, cioè, sono rimasti un po' perplessi. Qualcuno davvero è rimasto, come devo dire, colpito. Però ecco, vedo che c'è una mancanza di, come devo dire, cioè, si vanno perdendo questi valori. E allora dobbiamo riconquistarli, dobbiamo riacquistarli a tutti i costi. Quindi gireremo per le scuole, faremo in modo di coinvolgere i presidi, gli insegnanti, gli alunni in diverse iniziative. E questa è la cosa più importante, perché per fare in modo che noi adesso siamo qui in pace, qualcuno di noi ha dato la propria vita e quindi qua loro dobbiamo dare onore. E questa è la cosa più importante.
Ringrazio tutte le autorità civili e militari, il sindaco prima e l'assessore Leo Castiglione, il senatore Coletti, tutte le personalità invitate ed arrivate qui sul posto, i nostri amici, i presidi e le scuole che sono intervenute, in modo particolare l'esercito italiano, il picchetto di Chieti, che davvero ci ha onorati della loro presenza. È stato uno sforzo davvero grande per farci questo onore, perché credetemi, loro mi hanno detto dall'Aquila: signora, dice, per far venire il picchetto ci vogliono almeno 60 giorni di richiesta, però per onorare questi nostri caduti loro hanno fatto un'eccezione e sono venuti qui oggi. Ecco, farei davvero un applauso a tutti. Ad una prossima occasione. Grazie.